Penso una delle cose più strane e più incredibili delle storie del calcio italiano. Ma questo è impossibile! Ma questo ce l'ha nel DNA, ce l'ha nel cervello! Cioè, YouTube è brutto che sorrido! Cassano! Cassano! Ma se tu. Allora. Se pensi a Wikipedia, meno male che Wikipedia è una specie di libro scritto soltanto su internet, perché se Wikipedia era scritto sui libri, c'erano più di 1200, c'erano tantissime pagine, cioè infinite un altro po', infinite. Ma se dobbiamo scrivere un libro su tutte le cazzate di Antonio Cassaro, proprio il libro dura, chissà, cioè, io inizio a leggerlo ora, finisco di leggere tra 3 anni per tutte le cazzate che ha fatto, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Io ho iniziato a seguirlo, non ho visto le partite in diretta di Antonio Cassano quando ancora, che ne so, giocava all'Inter, queste cose qua. Però ho visto che nel 2000, l'anno scorso, Cassano, nuovo giocatore dell'Hellas Verona. La giornata dopo, qualche settimana dopo, Cassano ci ripensa e dà addio al calcio. Io ho detto, ma com'è? Allora questo ci ha ripensato. Fammi vedere un po' che a quante altre cassanate ha fatto. Cassano, non a caso è stato chiamato così, tantissime cassanate ha fatto. Quindi da lì ho capito il vero valore, la vera cretinaggine di Antonio Cassano. Ci ho visto il video di Cabo, no? Qualche settimana fa, non ci ho fatto il video, ma almeno ci potevo dire qualcosa. Cassano al Virtus Entella. Io mi ero programmato il video a Cassano al Virtus Entella, potrebbe fare molto bene perché il Virtus Entella non ha una grande squadra e Cassano potrebbe far rialzare la china, che ne so, potrebbe beccare i playoff, però ovviamente il Virtus Entella ha una squadra di scarsoni, con tutto il rispetto, e Cassano non è Messi e non può chissà che fare. E poi Cassano ci dobbiamo aggiungere che non gioca da più quasi 2 anni e quindi che ne so se non ha la testa giusta. Allora, raga, Balotelli, quando vi ricordate, era proprio un coglione, si è messo la testa a posto e ora è un giocatore normale. Cassano, mai, Cassano è sempre Cassano, Cassano non si tocca, Cassano, no, che cazzo c'entra? Cassano non cambia mai, è sempre Cassano, Cassano è Cassano, Cassano, questa è l'emozione. Ma comunque, raga, ma Cassano, ma che problemi c'ha nel cervello? È vero, è troppo brutta l'indecisione. Ma se tu decidi di giocare al calcio, di ritornare a giocare, ti alleni col Virtus Entella, fai un assist, fai un gol, dici sono contento, finalmente respiro i campi da calcio, ritorno a giocare allo sport che amo fin da piccolo, lo sport più bello del mondo. 3 giorni dopo, Cassano dà addio definitivamente al calcio italiano. Ha fatto una letterina, saluta a tutti quanti, ringrazia tutti e dice che veramente questo ha smesso definitivamente di giocare al calcio. Ma siamo sicuri? Ma siamo sicuri? Quanto ci scommettete tra qualche giorno? Ma 10 minuti, mo mi arriva la notifica, sicuro, Cassano si allena col Bologna. Cioè, io non riesco a capire per tutte le cose che ci ha ripensato. Se guardiamo, tanto è cambiato? No, fino ad ora, però chissà, da ora fino a tanto, fino alla sua morte è cambiato. Vabbè, ora facciamo finta che ha veramente deciso di lasciare il calcio, ufficiale, vediamo tutta la sua carriera. Tantissimi gol, più di 100, 4 trofei in totale. Ritiri dal calcio 250. Ho visto un meme su Instagram bellissimo che proprio parla di questa cosa. Ritiri dal calcio 250. Cassano è il giocatore che ha fatto più ritiri dal calcio. Poi mi ricordo pure quest'estate lui aveva detto: voglio ritornare a giocare. No, ora smetto definitivamente di giocare al calcio. Ora faccio l'avvocato, il direttore generale. Direttore, amministratore delegato, quello che è, comunque, che fa parte un po', che ne so, come fa Del Piero, oppure come fa Totti, che fa parte della dirigenza di qualche squadra. Un'ora dopo, Cassano ritorna a giocare. E quindi ora Cassano, sì, il Virtus Entella, e poi ora si ritira definitivamente. Ma
Ma voi ci credete davvero? Io non ci credo. Tra qualche ora, tra qualche giorno, da qualche settimana si parlerà di un'altra notizia. Cassano al Bologna, che ne so. Non voglio più parlare, sennò qua partono le... Ciao.